È uno sviluppo che quindi andrà disciplinato come ogni ambito della vita umana. E a proposito di regole, professore, oltre il lavoro sicuramente c'è la carenza dei diritti. Si fa un gran parlare di equo compenso, ma il compenso per moltissimi lavoratori non è affatto equo. Anche l'ultimo decreto del governo Meloni ha moltiplicato, o meglio, è destinato a moltiplicare il precariato anche in ordine temporale e a moltiplicare il numero dei precari in Italia. Ma poi si fa presto a pensare ai call center, ai riders. E poi siamo nel 2023, la moltiplicazione, la proliferazione di norme e di leggi non garantisce ancora i diritti e un compenso equo. Perché non si... Io credo che... Perché non si ragiona nella prospettiva che ho detto, perché per affrontare anche, diciamo, ciò che più o meno è il periodo contingente, il momento, eccetera, eccetera, bisogna avere un fine. No. Ormai da molti anni le nostre società ragionano soltanto per scopi determinati. Ma se non questi scopi... Adesso affronteremo tutti i problemi che lei diceva. Ed è chiaro che sono affrontati nel modo in cui lei dice, perché non vengono affrontati sulla base di un fine, non sono orientati. Come faccio se non so dove voglio andare? Non dico che poi ci vado, perché durante la strada posso fallire, precipitare, crepare mille volte. Ma se non so dove andare, come faccio a trovare la strada? Sarà sempre occasionalismo puro, saranno sempre queste norme, questi provvedimenti. Casual. Per forza, no? E allora, per quello ho insistito prima su quelle questioni che possono sembrare così utopistiche, astratte, ma non lo sono affatto, perché anche queste questioni specifiche, se non vengono affrontate secondo quel fine, saranno affrontate così. E allora, è evidente che se io invece ho quell'idea e voglio tentare di raggiungere quell'idea, allora devo cercare veramente, no, di governare anche questa transizione che può essere molto lunga, e cioè certamente fare provvedimenti che riducano la precarietà, provvedimenti assolutamente necessari di ridistribuzione del reddito, perché non è possibile continuare appunto in un sistema che da 30 anni a questa parte moltiplica le disuguaglianze anche di reddito oltre che di status sociale, eccetera. Come si fa ad andare avanti? Ma vogliamo scherzare? Pensiamo che la democrazia sia un concetto astratto, che si possa continuare ad essere democratici se all'interno del sistema democratico non sono garantite quelle condizioni di crescita delle condizioni di uguaglianza? Ma scherziamo, non è questa la Costituzione? La Costituzione non ci dice volete continuare a essere democratici? Beh, rimuovete gli ostacoli che impediscono una libertà reale, eccetera, eccetera. La democrazia non vive nel cielo delle pure astrazioni. Vive attraverso politiche che riducano le disuguaglianze, che aumentino il welfare, i servizi sociali, eccetera, eccetera. Da 30 anni a questa parte stiamo andando nella direzione opposta e poi ci meravigliamo che la democrazia è in crisi. E dove volete che sia? È chiaro, quindi certo, poiché non si ragiona nella direzione che ho detto e poiché non c'è nessuna politica in grado di far sì che le straordinarie potenzialità della rivoluzione tecnologica diventino elementi e fattori di un bene comune, ripeto, ultimo capitolo del discorso sul metodo di Cartesio. Tutti i grandi scienziati del moderno, tutti i grandi filosofi, lo sviluppo della scienza non è soltanto augmentum scienziarum o della ricchezza prodotta che vada poi dove vuole andare, ma per la libertà del genere, per lo sviluppo del cervello sociale, cervello, perché anche la scienza ormai è evidente, no? È chiaro, non è più il singolo scienziato, ma è l'organizzazione degli scienziati, la cooperazione degli scienziati, è il cervello sociale di cui parlava Carlo Marx, che queste cose qui le aveva capite benissimo, e non era certo luddista. Certo, viva questo sviluppo, ma poi se
i risultati, il prodotto della scienza, il prodotto, l'intelligenza artificiale nel suo complesso è in mano soltanto di alcuni e non ricade nel produrre benessere e eudaimonia comune, c'è una contraddizione politica stridente. E su questo dovrebbe misurarsi la politica degna di questo nome, su questa contraddizione, su che cosa? Su questa contraddizione e muoversi fin d'ora concretamente, precarietà, salario, eccetera, riduzione d'orario, eccetera, nella direzione, non semplicemente collocando queste questioni come delle rivendicazioni di quando in quando più o meno abborracciate, ma collocandole nella prospettiva che ho detto. Questi sono passi in quella prospettiva, nella prospettiva in cui l'aumento delle scienze, la potenza scientifica, la potenza del lavoro dello spirito diventi potenza per tutti noi, cioè possibilità per tutti noi di esprimerci liberamente qualunque sia la nostra attività. Professore, oltre il lavoro, purtroppo... Oltre il lavoro purtroppo c'è la morte anche nel nostro paese soprattutto, e di pochi giorni fa...